bambino si prese per mano e andarono insieme incontro alla sera. Lo spettacolo a cui assisterete è vita vissuta in cui vi ritroverete. Noi attori di prima esperienza, aiutati dalla vostra pazienza, vi racconteremo di giovani e di vecchi e di molto altro che intenderà chi ha orecchi. L'occhio di un uomo poteva guardare e tutto intorno non c'era. Inchiostro e carta per scrivere e dopo tutti
più romantico una volta, quando per avere notizie di chi si amava bisognava aspettare dei giorni. Come quella volta, ti ricordi, nonna, quando arrivò prima il nonno della lettera che aveva spedito per avvisarti del suo arrivo? Ti ricordi? Oh, sì. Quattro che non passano insieme. Vera, sì. E Sam sempre vuole sbagliare e rispettare. Anca, senza tutte ste strigarie moderne. Nei sogni spesso è celata la realtà dei sentimenti che si effondono in libertà. Thank you.
fanno a fatica che scampavi a mare stasera? Parmi perdi a me a sentare avanti, perché di solito non stai mai fisso a ore e straore a filà. E ben ben non porta, però adesso come si muove se non è ben finito da suonare. Thank you.
Che rata di sogni che fate ultimamente? E neanche a farla apposta? Nei sogni? E tutte che le volte che ne hai combina una? Oh, manco mal che i sogni altri non li può vedere. Se non si la Yasmine, la ghimpare in bocca come una scarpa. E mia figlia, rustongre neanche ad escore. Ma gli guai sposi? Oh, ciao nonna. Abbiamo scelto le bomboniere. Oh sì nonna, ce n'erano proprio tante di carinissime. Ma alla fine abbiamo trovato proprio quella giusta per noi. Beh, peccato solo che sia la più costosa, ma manca. Oh, mi non mi dubbi, guarda. Somea, scende su in la bondata più spacciata. Ma ricordeme bene che vos pare e vostra mare e ne ha fatto tanti da sacrifici per mettere su così come che sia adesso. Ma nonna Rosa, noi ne siamo consapevoli. E allora, che avete qui da qua? Che ha portato i battaglie del bomboniere? E più ok? E inviti? E invitati? E che? E che? Strigarie queste qua! Strigarie so che strigarie! Ma cosa stai facendo di bello? Beh, sono trio che te fate e perde il caffè per cande che ti dirà legne. E la nave fida, perché c'è un buon caldo. Oh, che gentile nonna. Ma penso che non mi serviranno. Perché nel nostro appartamento abbiamo un riscaldamento a metano. Oh, sai lo che ha queste novità? Il betano, il gasolio, ancora, sai che le, ma il betano proprio no, che stregherie sarei dopo qua? Betano nonna, è un gas che non inquina, arriva nelle case attraverso tubature, è economico. Ah, il gas sarei allora, voi state là con la vostra buona acqua calda, la vostra stua buona calda, il vostro bagno buon caldo, e tu buon caldo, finché, in bel dì, sbom! Saltiamo l'aria, voi e il vostro gas di miracoli, metano! Ma no, 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 guarda che il metano è sicuro! Sarà. Oh, pitufino! Guarda, grazie! Sì, amore! Salomo è piviste, eh? E lo mobile? E nom? E nom? Che pariccia la tavola? Che non va a fare legne? Thank you.
fa male. Buon appetito. Allora, supponiamo di avere un pollo.
lezioni, sì, e che ci sia l'esigenza di doverlo portare in ufficio per una pausa pranzo. E mie care, ma lo sapete tutte quanto sia importante una corretta alimentazione per non avere dei disturbi alimentari, vero? Sì, sì, sì. Grazie al favoloso sistema rimpicciolo avete risolto ogni vostro problema, perché questo favoloso apparecchio è studiato apposta per diminuire il volume di ogni vostro alimento. Ma Bollo Nirova intende che è posto qua? Non sai mare! Ogni vostro come funziona? Prendete il vostro bel pollo, ecco, lo mettete dentro il sistema rimpicciolo fino a che lo ricotta a puntino. Poi chiudete per bene, chiudiamo tutto per bene e azioniamo la nostra bellissima valvola spazio-temporale. Vedete questa qua? Sì, sapete a cosa serve? No, no. No? Neanch'io però funziona. La nostra valvola, ecco, abbiamo tutto il nostro macchinario. Contate con me, voglio un po' di entusiasmo. Contate con me. E uno, e due, tre. Tre. Attenzione. E attenzione, attenzione. Voilà! Scusate, un piccolo errore di spazio e tempo. Adesso ripeto su. Ma Giussi, ma cosa c'è? Preciso. Ma Jasmine, ma mi meraviglio di te, un arostino. Guarda, adesso prendiamo il nostro bel ovetto e lo mettiamo dentro il sistema rimpicciolo e ripetiamo tutto per bene. E rimaniamo la nostra valvola spazio-temporale. E ora riavviamo tutto il macchinario. E uno, due, tre, stop! Ma che birichina che la nonna stasera! Allora, attenzione, attenzione, voilà! Il vostro volatile portatile! Ovunque si voglia il pranzo fatto su misura. Queste cose, quando il nostro manicaretto diventa a contatto con i nostri suoi gastrici, ritorna subito alle sue normali dimensioni. Ah! E se per caso non siete riusciti a mangiare il vostro bel manicaretto in ufficio, tornate a casa, riprendete il vostro bel arostino e lo mettete dentro il sistema rimpicciolo. E vedete come è bene. E invertiamo la curvatura spazio-temporale. E attenzione, contate con me. E uno, due, tre. Attenzione. Posate della plastica!
Sono indistruttibili, indistruttibili. Hanno una bellissima capienza, un fiume caldo, guardate, hanno un bellissimo colore rododendro. Ma Fausta, ma è rododendro albino. Sono veramente bellissime. Ecco, e ora passiamo alla nostra seconda dimostrazione. Avete capito bene come funziona, Rimpizzo? Sì, sì, sì. E allora passiamo alla nostra seconda e bellissima offerta. Le bellissime lenzuola in cura plastica, guardate. Sono queste bellissime, in cura plastica. Guardate, sono queste. Sono anche queste indistruttibili, insporcabili, aspiranti, automassaggianti, autolavanti, e lo dico soprattutto per la nostra neosposina, sono afrodisiache! Vi sottraia accanto e non riuscirà più a resistervi. Queste sì le vuoi subito. Allora siete soddisfatti delle nostre offerte? Oh sì, più che soddisfatte. Sì. Allora ci sentiamo in settimana per voi. Vi lascio qui un po' di miei recapiti. Va bene. E dov'è? Eccoci io qui, guardate. Allora, c'è il mio numero e il mio indirizzo. Questo. Beh, sì, e il mio numero di telefono, il numero di telefono cellulare. Pensate, vi lascio addirittura il mio telefono cellulare. Grazie! Poi c'è il mio codice bancomatico, la mia American Express, la mia carta Visa, la Mastercard, un biglietto della Dolomiti Bus, il mio passaporto e la mia carta d'identità. Bene, allora ci sentiamo. Va bene? Certo. Bene. Grazie. Arrivederci. E mi raccomando le lenzuole! A lei, signora Rosa, ho detto di portare un bellissimo catalogo di tutte le dentiere della plastica! Ci sentiamo! Contenti tutti, ah!
Devo andare a celebrare un funerale. Ah!
sulla testa. E un par di scarpe strozze, usate. E mia madre che mi diceva. Allora ve m'avidei dopo 17 alle 9 di mattina. E naturalmente, visto il tuo stato, mia campane. Ma mare, in poco, non è mia la disgrazia. Sai mi, ma se spettiare era meglio. Così a causa di sto tanto, estra la vergogna, non potrò neanche fare robe pulito. A proposito, hai anche da tegliere del contratto mentale. Chiedomolo, ah! Una costola di lana usata, tre camicie di cambrì, due paia di scarpe quasi nuove, una traversa vari colori usata, cinque paia di calze di lana bombardo, una pecora nera per conto di calze, una coltra quasi nuova, una ruota da filare, un paio di pivoli e vecchini con fille e coralli piccoli e pochi, quattro fazzoletti di lana buoni, un gilet di lana poca, due sottocotte, cinque braccia tela di carica, una tela di carica. Ecco, che sta l'er la mia bota. E fu così che nonna Rosa con questa misera dote andò sposa. Non si notava di certo nell'abbondanza, a quei tempi questa era l'usanza. Tutto scritto, firmato e controfirmato, nulla al caso veniva lasciato. Ne sono rimasti molti di quei documenti sotto la polvere lasciati silenti. Ben due noi ne abbiamo recuperati, che rimangono a disposizione degli interessati. Grazie.
tappete e quanti lenzuoletti ve ne accorro da tutta che la stoffa strappata? Via via, strigarie queste qua, strigarie, son che strigarie! Oh, ma nonna, ma per una volta, ma non puoi cercare di essere un po' più contenta e meno brontolona? Oh, ma sempre con questo ritornello! E strigarie, strigarie, strigarie! Pronto? Oh, ciao, Pituffi! Oh no, figurati.
va che male. Sì, cioè, loro avevano meno comodità, ma vivevano meglio. La vita, insomma, era più sana, si correva meno e si viveva a ritmo con le stagioni. Oh, beviamo un po' di Coca-Cola. Vai, tieni, la prendo io. Va bene. Oh, sai, mi piacerebbe tanto tornare indietro nel tempo e vedere Nonna Rosa giovane e vedere il giorno del suo matrimonio, ma anche i preparativi, e capire cosa pensava e cosa sognava e che cosa si aspettava dal futuro. E poi sono sicura che una volta tutto era più bello, più a misura d'uomo, insomma, le giornate mi comandava il sole. E la vita, insomma, era più sana, più romantica, più poetica e immersa nella natura. Loro si sono temprati il fisico e l'animo. In fondo, lei e nonno Tony hanno creato proprio una bella famiglia, vero sì? Sì. Penso che nonna Rosa dovrebbe sentirsi orgogliosa di quello che ha fatto nella sua vita. Sì, sì, ha ragione. Però, ma quando si è vecchi, chissà come ci si sente. E cosa si pensa? Vedere noi affacciarsi alla vita e lei incamminarsi verso il tramonto? Sì, comunque, vorrei che nonna Rosa mi fosse più vicina, insomma. Che fosse meno ostiosa. Che tardi, pituffino! Speriamo proprio che domani sia una bella giornata per tutti. Per noi lo sarà sicuramente. Certo. Ma pensati, mi vuoi proprio ben chi l'hai posata allora? E una volta, l'era più tutto rose e fiori una volta. Oh sì, altro che romanticherie. Beh, però, era ben vero che le arancimpi belli adesso. Adesso, e a tutti, e subito, e ancora prima del subito. E gli usai, che le tu dovuto, usai, perché gli è stato usai. Mi spieghe? Una volta, mentre bisognasse guadagnare tutto, per fin in cin di libertà. E che fatiche! Ah, però dopo, se si godeva di quel po' che si aveva. Ma come posso fa a che spiega a chi doi tosa? Come posso fa? Grazie! Forse proprio questa strigaria qua! Dai, Rosa, date la fa, che non le tenta a perdere. Domani, insieme a Rita, lo chimo ancora. Avanti! Oh. Thank you.
questa solfa? Che misteri ha sto a contare? Vieni a mia. E di qua? Non sa male. Oh, mamma mia, tu bene? Sì. No, Giovanni, adesso ti cammini, perché mi hai a parlare da sola con la Yasmina e col Paolo. Ma perché poi coi rosa? Ah, ti caratteraccio. E di qua? Non sai, ma adesso vedo. Ciao. Ciao. Ciao, mamma. Buongiorno! Salve! Nada mi contava, porte pazienza e scoltela! Cos'è che è, nonna? Ecco, mi hai pensato che hai ancora da fare regalo! Ma non occorre, nonna! Ma ce l'hai già fatto venendo al matrimonio! E ti sei divertita, vero sì? Oh, sì sì, altro che! Però adesso, lasciami di suore, perché sennò fate su tutta la confusione. Mi, a me dove fa il regalo? E hai pensato? E provato a parecchiare la roba? Oh, sai che sei stata anzi noiosa in questo ultimo periodo? Sì. Strigarie, vero nonna? Sì. Proprio strigarie! Ma se tu sei un attimo, perché il discorso c'è lungo sto qua. Mi aveva per far regalo, che fosse sei utile. Ma avevi già tutto! Però hai pensato che proprio tu tutto lo avevi, e che mi avevi val che poteva avere di ben. Ma nonna, ma carpita, un lenzol! O piatto va così. No. Mi, ma se tu le scuole in geri, Drio me lo di. Qua, in questo salotto. Sì, vai se tu. E capì che mi vuole bene. Sì, nonna, sì. E anche a me per voi. Oh, avevi tante robe belle. Ma lasciami che vi dica. Che ve sbagliè ave pensato che una volta fosse tutto bello e buono. Ma come, nonna? Ma se tu ci dicevi sempre che una volta tutto era più bello. Tasi! Mi fai quel che volei e fate manco dove di tante altre robe. In questo periodo, però, mi sono sognata da spesso di robe che mi è successo una volta. Pensi che adesso dovete sapere anche a voi. Ecco, questo è il mio regalo. Ma che cos'è? Oh, bevelo! Memoria del tuo nonna, vita vera vissuta. Ma che cos'è? Bauco! Sarà mai la cassetta registrata, la cassetta comite la meos che vi conta tutto, ma proprio tutto che mi è successo mille volte. Ma guai a voi se la fai ascoltare la Fausta, guai, e anche a quel sbarbatente prete vostro amico. Ascoltevela pulito, così spero che capirete che una volta non era tutto rose e fiori. Ma perché nonna non ce le racconti tu queste cose? Come stai facendo adesso? Perché? Per tre motivi. Primo, se scominzi a contare una roba, sicuro che o me la dismentiche, o me la vergogne, o perde il fil, e dopo fate su tutta la confusione, e dopo me gravi e voi vi stufè. E invece che il che registra e resta. Secondo, hai volesti farvi che se voi son buona anche a mille adorare le vostre strigarie moderne, anche se son vecchia e rimbambita. Così
ascoltando con attenzione, capire che il che era una volta. Ogni tempo, dal suo buon e il suo triste. Voi, ricordatevi che il cliente è qua, perché bello curte che le sia nelle vostre radisse. Oh, e adesso basta, se no mi vengo a piangere. Paesani, tenetelo a mente, almeno fino a domani. Ogni stagione ha il suo bello e le sue magie. O chiamatele pure strigarie.
Marco. Brava Mia! Quindi bravi bocce, bravi.